Se non avremo le risposte che ci aspettiamo da parte della struttura commissariale e da parte dell'azienda, noi sicuramente andremo verso lo sciopero, per così come ci stiamo lavorando. Noi lamentiamo che i provvedimenti che sono stati adottati dalla struttura commissariale penalizzano fortemente l'azienda ospedaliera Puglia Seciaccio, che non si fa assolutamente, come dire, incontro a quelle che sono le richieste per quanto riguarda la carenza di personale. Noi abbiamo più volte detto che c'è una carenza intorno ai 400 unità. I decreti che sono stati emanati dalla struttura commissariale, quindi le autorizzazioni alle assunzioni, sono poca cosa, se non addirittura una goccia nell'oceano. Di conseguenza, se oggi noi non avremo le risposte che ci attendiamo, soprattutto con riferimento anche al rispetto della legge 161 del 2014, non c'è dubbio che lo sciopero diventa inevitabile. La manutenzione della manutenzione sono molteplici e risaputi in sanità, principalmente è la funzione che dovrà avere l'ospedale Pugliese Ciaccio in riferimento a questo famoso accorpamento che non sta avvenendo, a questa riduzione dei posti letti che ormai è in atto, al periodo di emergenza dell'estate. Abbiamo tante vertenze in atto, la più importante in ogni caso è quella della stabilizzazione e l'assunzione di personale, che ormai questo turnover da 5 anni che non c'è e incomincia a diventare non più sopportabile per l'attività lavorativa. Significa non dare servizi efficienti, significa non essere eccellenti, significa mettere il cittadino utente, ma nonché paziente, in serie difficoltà. Basta fare un giro in questi giorni al pronto soccorso, dove c'è un intasamento di gente, dove praticamente si sente proprio la necessità di avere un servizio più efficiente. Quindi significa non mettere sotto stress i lavoratori e non essere sempre i lavoratori l'ultimo bersaglio dei cittadini. I motivi di questo sciopero, per quanto ci riguarda, erano già prevedibili, perché noi dall'inizio dell'anno chiedevamo l'integrazione del personale per quanto riguarda sia la nuova direttiva europea, il giusto orario, ma anche perché c'è stato il depauperamento in questi anni del piano di rientro dovute a più di 5.000 unità che sono cessate e non rimpiazzate. Quindi noi l'avevamo previsto, però né il commissario Scura né il direttore generale Fatarella hanno avuto la sensibilità di ascoltare il nostro grido d'allarme, che purtroppo tutti i giorni vediamo che si ripercuote negativamente sugli operatori sanitari e in particolare a quelli che operano nei pronto soccorso, dove rischiano continuamente di essere linciati da una cittadinanza che giustamente rivendica un'assistenza adeguata e che non può ricevere. Quindi è ovvio che si parte dal Pugliese Ciaccio, però già focolai di altri scioperi sono in tutta la Calabria, a Reggio Calabria e Cosenza. Quindi noi ci aspettiamo, insomma, che da parte del commissario, da parte della regione, ci sia un'attenzione maggiore rispetto al personale che ormai è ridotto al lumicino. L'incontro penso che sia stato molto costruttivo e ci aggiorneremo la prossima settimana dando una rendicontazione del risultato dei reclutamenti che stiamo andando a definire di infermieri professionali e di OS. Ovviamente ci sono dei tempi per questo reclutamento, perché dobbiamo mandare dei telegrammi e sapere se c'è la disponibilità da parte delle persone inserite nella graduatoria a rispondere alla nostra chiamata. Quindi ci vorrà qualche giorno per definire meglio tutte le procedure. Vediamo la prossima settimana quello che riusciamo a dare come risposte. Io spero che riusciremo a quantomeno a dare la risposta che ci compete, che è quella di assumere tutte le unità che ci sono state autorizzate. Questo è quello che possiamo fare, cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile. Bandi dobbiamo reclutare su graduatorie già esistenti, quindi non dobbiamo fare dei bandi. Solo per personale, qualche figura di personale medico, ma per personale infermieristico e OS abbiamo già delle graduatorie a cui attingere. Dobbiamo vedere le risposte a questa chiamata di graduatorie.